attraverso le tue sante piaghe adori ciascuno di noi. Nelle tue piaghe nascondi, mio Gesù. A volte vorremmo nasconderci del male compiuto fatto. E Gesù dove fuggire? Lontani dalla tua presenza. Allora vogliamo nasconderci dentro le tue piaghe, Gesù. Nelle tue piaghe nascondici. Rifugiaci, Gesù. In queste fessure, in questi fori, nei quali passa il tuo amore, che sono i segni del tuo amore per l'umanità ferita. O Gesù, vogliamo considerare il tuo grido sulla croce, con la preghiera che tu stesso hai elevato al Padre sulla croce. Il Salmo 22, dove raccogli tutte le sofferenze e le speranze della nostra umanità. Mi accerchia una banda di malfattori.
essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stai lontano, mia forza vieni presto e mio aiuto, libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane vivo mio bene, salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi i suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Perché egli non ha disprezzato e disdegnato la funzione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la lodere la grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e troveranno il Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Perché del Signore in me è Lui che domina i suoi popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sotto la terra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ma io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annuncerà la sua giustizia al popolo che nascerà di anno, e l'opera del Signore. E in questo salmo, o Gesù benedetto che hai imprecato sulla croce e che il santo che durante aveva composto 8-9 secoli prima della tua passione, annunziando la tua morte sulla croce, la tua redenzione operata su tutta la terra per tutti i popoli, a questa preghiera noi, il Signore, questa preghiera ricca di speranza e di abbandono fiducioso alle mani del Padre. Signore, per tutte le volte che ci siamo sentiti abbandonati, per tutte le volte che ci siamo sentiti traditi, delusi, vogliamo stringerci alla tua croce, Gesù, e guardare alla tua croce, così come guardarono alla tua croce nel deserto, e mentre i serpenti li mordevano, quanti guardavano quell'asta sulla quale era raffigurato il segno della tua croce che avrebbe salvato l'umanità, quanti guardavano il segno della tua croce, il prototipo della salvezza, venivano guariti. Rimanevano in vita, sebbene morsi dal serpente antico. E allora, Signore, anche noi, sebbene morsi dai tanti serpenti che a volte insidiano la nostra vita, vogliamo guardare a te, Gesù crocifisso, alla tua croce. Guardare la croce di Gesù significa guardare al segno della nostra salvezza. Il catechismo ci dice che Gesù ci ha salvati morendo sulla croce e risorgendo dalla morte. Ce lo ricorda sinteticamente, noi vogliamo guardare alla croce che è il segno della nostra salvezza e pregare con le tue parole, Gesù morente sulla croce.
ringrazio, Signore, perché tu stesso proclami per noi questa alleanza e ci dici che tutto il popolo aderì a questa alleanza. Grazie, Signore, perché la nuova ed eterna alleanza del tuo sangue, che è il sangue che ci libera dal peccato, dal male, e ci dona la tua benedizione. E questa benedizione, Signore, che vogliamo portare con noi e che vogliamo costruire per sempre. La tua alleanza, Signore, il tuo giuramento è per sempre. E quanto stasera, oh Signore, tu hai scritto per noi, tu lo farai. Quanto, Signore, tu hai detto di compiere, tu lo farai, perché hai già pagato col prezzo del tuo sangue questo riscatto. E noi ti diciamo grazie in fede, Gesù, perché sappiamo che tu compi sempre le tue promesse. Grazie, Gesù. Preghiamo. Il Padre del Cielo che ci hai dato madre, alimenti noi la fede, accresca la speranza e rafforzi la carità, e ci insegna ad aver fame di Cristo Gesù, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il nostro Spirito. Per la preziosa e vivificante croce del Signore nostro Gesù Cristo, che benedica il tuo potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, cantiamo in pace. Crediamo, grazie a Dio.